Se Nella vita decidi di fare l'ingegnere, è perché a. Hai una naturale predisposizione all'ordine, b. Sei un amante della logica, c. Il tubetto del dentifricio non va schiacciato in mezzo ma a partire dalla fine. È necessario avere tutto sotto controllo. Ma se rispondi ad un annuncio in cui si cerca autogatto logico per mototopo folle, tutto esploderà incontrollabilmente. È questo quello che accade nel momento in cui la vita di Andrea, razionale ingegnere trentenne, incrocia quella di Celeste, aspirante e scrittrice fuori dalle righe. Fuoco Celeste è una storia che ti abita, che pulsa come un cuore, che ti resta dentro e non si fa dimenticare, come gli incontri inaspettati, gli amori realizzati, gli affetti radicati, come i personaggi che abbiamo creato forti e deboli nello stesso tempo, simpatici ed ironici, alcuni un po' cialtroni e folli, altri rigidi ed inflessibili, tutti entusiasti della vita, che ti sorprende alle spalle, ti travolge con le sue luci e le sue ombre e ti rende unico in un mondo di unici. Conosciutisi grazie all'annuncio per la condivisione di un appartamento, Andrea e Celeste conducono una convivenza alquanto stramba. La tranquilla realtà di Andrea si intreccia inesorabilmente con la fantasia di Celeste, che, vulcano in eruzione, non esita a trascinarlo in una serie di avventure incredibili. Il mite Andrea diventa prima parolieri improvvisato di Arro, nerboruto cantante rap dal cuore tenero, destinato ad una grande fama, poi galeotto per una notte, dopo un incontro scontro con un gruppo di hooligans. In mezzo una intricata storia di eredità dai risvolti inimmaginabili che sarà fonte di grande ispirazione per Celeste. Da Barcellona a Bangkok a chilometro zero, senza mai lasciare il loro appartamento. Un viaggio virtuale, fantastico e surreale che farà capire ad Andrea e Celeste di non poter più fare a meno l'uno dell'altra. Fuoco Celeste è una commedia romantica, frizzante, incasinata e divertente. È una storia che avvolge e coinvolge, mostrando la dinamicità dei nostri tempi e l'eternità dei sentimenti. Pur affrontando tematiche importanti, mantiene una leggerezza che lo rende godibile e fruibile ad un pubblico di età e gusti differenti. Indubbiamente Fuoco Celeste rappresenta una novità nel panorama cinematografico italiano, perché la commedia romantica è un genere poco affrontato in Italia, ma che si presenta ricco di spunti e situazioni originali che vanno esplorate e sviluppate. Fuoco Celeste è accattivante da un punto di vista narrativo, intrigante da un punto di vista registico, sonante da un punto di vista produttivo. Tre qualità che lo rendono un investimento culturale ed economico da catturare al volo. Come diceva Calderon della Barca, la vita è sogno, la vita è sogno. E oggi noi, tutti noi, uomini e donne, Abbiamo bisogno di sognare.